Sì, un altro successo, questo veramente secondo me stupendo perché è un gruppo, questo ci tengo a dire, di ragazzi favolosi. Forse in vita mia non ho mai giocato con dei ragazzi del genere, fantastici. Tra l'altro in settimana avevamo avuto la perdita del papà di Simone Di Martino, che oggi, nonostante ieri ci fosse stato il funerale, è venuto a giocare questa finale e ci ha trascinato la vittoria. Questo lutto ci ha dato quelle forze, l'ho detto anche prima, per giocare una finale con tante defezioni anche da parte loro, perché poi quando arrivi a giocare tre partite di fila fra squalificati e infortunati sono tanti i giocatori che mancano e come dicevo poc'anzi è una partita che è la finale che non si gioca di fioretto ma si gioca di cattiveria agonistica, di guerra agonistica ovviamente leale. Abbiamo vinto e credo che il Sambuceto l'ha meritato sul campo. Un primo tempo molto equilibrato e giocato anche a grandi ritmi, poi nel secondo inevitabilmente qualcosa è sceso nel ritmo, nell'intensità di gioco e avete preso il largo. Sì, diciamo che il primo tempo loro veramente hanno cominciato forte, ripartivano in contropiede velocemente, ci hanno fatto tre gol che noi siamo riusciti sempre diciamo, a pareggiare e poi andare in vantaggio fino al primo tempo. Fino al primo tempo ci siamo detti con i ragazzi di cercare di girare più la palla, abbassare anche un po' i ritmi perché stando a quei ritmi diventava pericoloso, l'abbiamo abbassato un po', l'abbiamo fatto bene, siamo stati micidiali nel calcio piazzato a trovare il 5-3 su schema di calcio d'angolo e poi da lì loro hanno messo il portiere di movimento e l'abbiamo difeso abbastanza bene perché non hanno avuto grandi occasioni, però complimenti all'Aquila perché non è un caso che sia stato fino a 2 settimane fa primo in classifica, è una squadra forte.